Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, avete visto, in tutta quest'estate ci siamo soffermati sui vari eventi estivi riguardanti la provincia ionica. Era giusto ed è giusto fare così, perché d'altronde il periodo estivo merita un po' di distrazione. Purtroppo però tanti problemi affliggono il territorio, la questione Ilva, e l'abbiamo affrontata, e riprende ovviamente anche l'attività, la vita amministrativa, per cui questo Polifemo parte nelle sue parti preponderanti, riguarda appunto il Consiglio Comunale di Taranto, vari i punti all'ordine del giorno, ma quello più saliente, quello più importante è appunto il riequilibrio di bilancio, che è passato seppure con numeri risicati. Abbiamo analizzato le scelte a favore e contro appunto questo provvedimento, ma è stata anche l'occasione per parlare con gli assessori di varie problematiche riguardanti il territorio, problematiche che hanno riguardato anche l'estate tarantina. Ma non vi dico altro, ascoltiamo la viva voce di consiglieri di maggioranza, di opposizione, ascolteremo anche il sindaco sulla questione ambientale, ascolteremo i vari assessori. Questo è Polifemo, l'informazione libera della città. Dante Capriulo, consigliere comunale di maggioranza di Per, un riequilibrio di bilancio che è passato pur con numeri risicati, nonostante delle criticità sollevate dai revisori dei conti. Sì, in questo comune siete andati contro i tecnici. No, i tecnici comunali erano favorevoli, hanno presentato la delibera, hanno dato il parere di regolarità tecnica, guai, contro i tecnici non si può andare. Siamo andati, diciamo, in difformità al parere del collegio dei revisori, perché i revisori, che sono dei controllori, svolgono il loro ruolo, hanno segnalato una serie di problematiche che per la verità sono problematiche note. Se penso alla vicenda dei BOC che rinviene sempre dal dissesto, ai problemi della Tari, che è la tassa di smaltimento rifiuti, e poi l'altra questione è il pagamento dell'IMU. Sono problemi che noi conosciamo, però la scelta che è stata fatta da un lato di presentare un emendamento che va a mettere in salvaguardia quelle che sono le entrate e le spese dell'ente, quindi il Consiglio, diciamo, verificherà tutte le operazioni che abbiamo concordato anche qui con i tecnici. Dall'altro abbiamo ribadito che secondo noi non va aumentata la tassa sui rifiuti, così come proponeva il collegio dei revisori, perché pensiamo che invece vada diminuita la spesa del servizio, perché non si può gravare ulteriormente sulle imprese e sui cittadini. Sulla vicenda dei BOC, come i cittadini sanno, purtroppo è un debito che ci portiamo dietro dagli anni passati. In questi anni c'è stata una difesa strenua in tribunale che potrebbe addirittura portare alla vittoria totale da parte del Comune di Taranto. Abbiamo già accantonato 90 milioni di euro che sono da parte per un'eventuale sentenza sfavorevole. Pensare, come dicevano i revisori, di bloccare 263 milioni di euro significava paralizzare l'amministrazione. Quindi noi abbiamo fatto la scelta di governare e di continuare a dare servizi ai cittadini. Avvocato Francesco Nevoli, le ragioni del no del Movimento 5 Stelle al riequilibrio di bilancio. Perché? Le ragioni del no sono le stesse ragioni del no che abbiamo espresso quando è venuto in Consiglio Comunale la proposta di deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020. Sono ragioni che risiedono nel parere contrario espresso dai revisori dei conti, che avevano già rilevato le stesse medesime criticità in sede di approvazione del bilancio di revisione, del bilancio di previsione. Sostanzialmente ci sono tre criticità. La prima riguarda una sovrastima dell'entrata IMU di 10 milioni di euro che l'amministrazione ritiene sostanzialmente di recuperare mediante una valutazione complessiva delle partite creditorie e debitorie con Arca, lì dove gli stessi revisori dei conti hanno detto che su quei crediti e per quei crediti nulla si sa, perché non si conosce il loro ammontare, non si conosce la loro esigibilità, non si conosce assolutamente nulla. E prova ne è il fatto che nella delibera di giunta
giunta in cui sostanzialmente si è espresso l'indirizzo di arrivare a un accordo con Arca Ionica non c'è un solo importo, quindi questi sono numeri assolutamente sconosciuti al giorno d'oggi. Poi c'è la questione della Tari, i revisori hanno fatto un parere copia e incolla con riguardo alla Tari, anche lì criticità perché non si riesce sostanzialmente a recuperare quello che è il costo di servizio così come prevede la legge, e poi c'è il grosso enorme problema del contenzioso che, come dicono i revisori, non riguarda solo ed esclusivamente il prestito BOC e quindi il processo BOC, ma riguarda a tutto tondo il contenzioso. I revisori dicono che quanto è stato messo da parte dal Comune di Taranto per far fronte a questo contenzioso non è sufficiente. Ci risponde il dirigente alla catena facendo solo ed esclusivamente riferimento al prestito BOC, mutuando le parole del segretario generale che fa un parere assolutamente autorevole che riguarda tutto il contenzioso. Quindi sostanzialmente per dare una soluzione si adopera praticamente quella che è la prospettiva che riguarda il fenomeno più ampio. Quindi il quesito, la criticità rilevata dai revisori rimane una criticità non affrontata da parte dell'amministrazione. Io ho sostenuto in consiglio che si è votato la manovra di assestamento solo ed esclusivamente per ordine di scuderia imposto da chi è nella stanza dei bottoni. Piero Bitetti, come va questa maggioranza? I numeri sono un po' risicati. Oggi comunque il riequilibrio è passato. Ma guardi, non è una questione di numeri, ovviamente i numeri in politica valgono, c'era qualche assente giustificato, ma noi siamo abituati a guardare i contenuti. Un riequilibrio che andava votato perché diversamente avremmo ingessato le attività amministrative. Ora la giunta ha prodotto una serie di atti su indicazione del Consiglio. Riteniamo che il tempo dei sacrifici sia finito, adesso dobbiamo passare a dare linfa, a generare sviluppo per questo territorio. Noi riteniamo che senza sviluppo non possiamo dare né occupazione né reddito e né pensione ai nostri giovani. Bitetti, l'apporto della sua area, diciamo in Consiglio Comunale, considerando anche la delega assessorile di Cataldino, ecco, il vostro apporto come gruppo consiliare a questa maggioranza? Ma certo, noi collaboriamo a pieno titolo. Come specificità, come aree di intervento, tematiche di intervento? Noi collaboriamo a pieno titolo con l'amministrazione, abbiamo deciso già da tempo di voler dare un nostro contributo costruttivo per lasciare un segno tangibile del nostro operato per l'attuale, quindi per il presente, ma anche per il futuro. L'assessore Cataldino riveste la carica di assessore con delle deleghe molto importanti, molto pesanti, che riguardano la polizia locale e le partecipate. C'è anche la questione dell'avvocatura, che riguardano appunto i macro problemi dell'amministrazione. Bene, noi riteniamo che una città, per essere considerata tale, deve riuscire a garantire l'ordinarietà, quindi polizia e pulizia sono i nostri obiettivi principali, quindi vogliamo garantire un regolare funzionamento dei servizi da rivolgere ai cittadini in termini di pulizia della città, di raccolta dei rifiuti, ma anche in termini di trasporto pubblico locale, quindi da ciò che ne consegue in termini di miglioramento della qualità della vita. Giampaolo Vietri, secco il vostro no al riequilibrio di bilancio, però nella maggioranza, non mi riferisco ovviamente a te, ma ci sono altri consiglieri in maggioranza che sono pronti all'occorrenza a fare da stampella all'amministrazione che spesso non ha i numeri e che ha bisogno di un supporto numerico. Io ritengo che ciascuno risponde del proprio operato. Oggi con l'assestamento di bilancio si blocca l'utilizzo della spesa fino a un concorrere della somma di 10 milioni di euro, cioè vengono bloccati interventi e servizi comunali perché la previsione dell'IMU fatta con il bilancio di previsione risulta essere sbagliata e mancano all'appello quindi 11 milioni di euro.
con questo assestamento che ha ricevuto il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti si ingessa praticamente il bilancio nella speranza di poter recuperare altre risorse attraverso delle partite creditorie la cui effettiva riscossione durante l'esercizio finanziario è assolutamente improbabile. In buona sostanza questo assestamento si caratterizza per spese certe e per spese incerte. Siamo con Floriana De Gennaro, capogruppo in seno al Consiglio Comunale di Taranto per appunto gruppo indipendente per Taranto. Il suo gruppo prima della votazione sul riequilibrio di bilancio è uscito dall'aula. I motivi di questa scelta? I motivi sono stati enunciati nel mio intervento che ho fatto in aula in sede di dichiarazione di voto. Ci sono tanti punti negativi che sono stati fatti notare dai revisori ufficiali dei conti sia in sede di bilancio di previsione sia tutt'oggi. Le previsioni sono state errate per l'incasso dell'IMU, c'era un protocollo d'intesa con Arca Ionica che purtroppo non dà la certezza che si possano effettivamente effettuare le spese che sono state previste dal bilancio di previsione nei vari capitoli. Per cui noi che siamo in disaccordo oltre che su questi punti, su tanti punti, ieri ho tenuto una conferenza stampa proprio in virtù di un documento scellerato che hanno sottoscritto 11 consiglieri perché sotto il volere del sindaco, per volere del sindaco è stato fatto un atto di revoca, è stato chiesto un atto di revoca nei miei confronti per quanto riguarda la presidenza della commissione attività produttive. Un atto politico scellerato, non ha nulla di tecnico, quindi non si discute sull'operato della mia commissione, la commissione che ho presieduto per un anno, che ha lavorato e che ha prodotto dei documenti approvati anche all'unanimità. Si discute sul fatto che io come consigliere non ho votato il bilancio di previsione a luglio, ad aprile. Quindi un mero ricatto a cui noi come gruppo indipendente non ci siamo, abbiamo rimesso pertanto le nostre presidenze insieme con gli altri colleghi consiglieri del gruppo, le abbiamo rimesse nelle mani del sindaco, del consiglio comunale, proprio perché non barattiamo le presidenze in cambio di un voto favorevole al bilancio che, ripeto, ha avuto a tutt'oggi il parere sfavorevole dei revisori dei conti. Il quorum costitutivo è di 17. La maggioranza al momento della votazione era appunto di 16. Se tutta l'opposizione presente in aula fosse uscita prima del voto, la maggioranza sarebbe rimasta a 16 e quindi non si sarebbe arrivati a 17 e quindi a questo punto, non passando il riequilibrio di bilancio, il Consiglio Comunale si sarebbe sciolto. Consigliera De Gennaro, evidentemente alcuni consiglieri di opposizione hanno preferito rimanere in aula per non andarsene a casa pure loro. I numeri, la matematica non è un'opinione. Io non so quali sono le motivazioni che hanno spinto i colleghi consiglieri a rimanere in aula. Noi, posso rispondere per quanto riguarda il gruppo che io rappresento, noi compatti abbiamo deciso già in dichiarazione di voto di abbandonare l'aula e di non partecipare alle operazioni di voto, perché non volevamo essere i responsabili della mantenuta del numero legale ai fini della costituzione del quorum costitutivo. Non volevamo essere responsabili proprio per questo. Certo è, consigliera De Gennaro, che in effetti abbiamo una maggioranza che sopravvive proprio così, per il rotto della cuffia, sul filo di lana, proprio all'ultimo secondo in zona Cesarini. Questo è un dato di fatto, giorno per giorno si assistono purtroppo a dei giochi al massacro, emergono degli aspetti caratteriali, autoreferenziali e quindi conflittuali del leader politico della nostra amministrazione che gioca ad escludendum, cioè ad escludere quelle che sono le pedine fondamentali che potrebbero dare un apporto fondamentale all'amministrazione di questa città, non fosse altro per quelli che sono gli aspetti socio-culturali, socio-economici, proprio comportamentali di ogni consigliere comunale che ricordo essere stato eletto dal popolo, quindi dovrebbe avere voce in capitolo. Invece si gioca con un gioco ad esclusione. Sindaco Melucci, il riequilibrio di bilancio con i numeri un po' scricchiolanti, ma si è superato.
No, direttore, mi lasci dire che non sono d'accordo sul numero scricchiolante. Numeri ridotti sì, su questo ha ragione. Ah, in quel senso. Eravamo consapevoli però già da qualche mese che serviva un'operazione dolorosa di ridimensionamento della maggioranza, che per oggi è più coerente e più aderente al programma di governo, ci fa lavorare più in serenità, mi lasci dire che ci fa fare qualche brutta figura in meno con i cittadini che insomma hanno approvato questo programma, e quindi andiamo abbastanza spediti. È chiaro che proveremo anche nei prossimi mesi delle operazioni nuove per consolidare questa maggioranza, sempre rispetto al programma di governo. Oggi siamo sereni, nel senso che sapevamo che i numeri erano questi, stiamo viaggiando secondo rollino di marcia. Io proprio ieri ho fatto fare una visura ai miei collaboratori, abbiamo licenziato come esecutivo qualcosa come 400 provvedimenti in un anno, noi abbiamo iniziato ad agosto dell'anno scorso le sedute di giunta, questo significa che stiamo lavorando velocemente, tanto. Adesso bisogna dare un contributo anche ai lavori del Consiglio, perché nello stesso arco di tempo il Consiglio ha prodotto solo 30 mozioni, quindi. Sindaco, la questione ambientale purtroppo è davvero la piaga di Taranto. Con lei concordo in pieno su un fatto, che Di Maio deve decidere, non si può giocare a rinviare allo scaricabarile, perché qui parliamo della pelle dei lavoratori e parliamo della pelle dei tarantini. Quindi sotto questo aspetto c'è una incapacità evidentemente da parte del Vice Premier e Ministro per lo Sviluppo Economico. Dall'altro però c'è Taranto, che sta diventando davvero una polveriera ambientale, vedi il caso Eni di questi ultimi giorni. Ma la sommatoria di tante fonti inquinanti, perché tali sono Ilva, Eni, si aggiungasi tra un po' Tempa Rossa, non vogliamo drammatizzare o esagerare, ma non è che dobbiamo fare la fine di Chernobyl. No, ha detto bene, direttore, non dobbiamo drammatizzare, dobbiamo basarci sui dati, sulla scienza, su quello che ci dicono ASL, ARPA. Allora è evidente che se sull'Ilva si decide, si intraprende la strada delle tecnologie, dei cantieri, lei avrà visto che stanno sorgendo le torri portanti dei parchi minerali, fra due anni la situazione sarà decisamente differente. Mi lasci ricordare che a proposito di Eni abbiamo lavorato quest'anno per chiudere la nuova AIA, che varrà per i prossimi 16 anni, se non ricordo male, e che ha abbattuto di oltre il 50% le buone pratiche europee. Significa che anche lì, dopo il revamping tecnologico che ahimè ha causato in maniera imprevedibile qualche emissione d'origine a quest'estate, ma la situazione migliorerà sensibilmente anche lì. Su Tempa Rossa, però non dobbiamo dire qualche, perché abbiamo avuto pesanti emissioni anche ripetute. Aggiungiamo che su Tempa Rossa questa superiori emissioni è stato un dato confutato scientificamente dalla conferenza di servizi alla presenza del Consiglio. Non ci saranno nuove emissioni, se non, come dire, quelle del traffico marittimo, ma si sta lavorando per contenere anche quelle, insomma, da un altro. Io sindaco ho un'idea, ma questa è tutta mia, poi ognuno tot capita, tot sentenze. Per me Taranto potrebbe tranquillamente vivere senza Ilva, perché grazie a Dio ha delle risorse naturali, storiche, archeologiche, veramente potremmo fregarcene della grande industria. Ci vediamo però, io questa è sempre una mia opinione, condannati prima da Calenda e ora da Di Maio. Sembra veramente che questa Taranto sia condannata alla industrializzazione continua, ma non potremmo fare un discorso proprio alternativo, una Taranto senza Ilva? Sì, se vogliamo diventare una città di 50.000 abitanti, quindi meno della metà, sì. Faccio una battuta, 50.000 potremmo diventarlo anche con tutti i morti. No, non dica così, perché le statistiche ormai hanno acclarato che abbiamo un'incidenza superiore di alcune patologie rispetto ad altri territori. È forte anche nei bambini più piccoli. È un dato paragonabile alla tendenza nazionale, e questo ce lo sta dicendo anche il registro tumori. Guardi, io le voglio dire una cosa, dicono... Su questo dissento, sui numeri. Dice l'Istat che nell'industria, nel turismo per esempio, si impiega una persona ogni 7-8 dell'industria. Significa che se noi siamo disponibili da qui all'immediato a rinunciare a quel carico occupazionale ed economico per la nostra città, possiamo fare certe cose. Il turismo si tratta però di programmare, nessuno dice chiudiamo l'Ilva domani, però dice tra 10 anni noi non viviamo più di acciaio. E allora perché non ci presentano il piano B per chiuderlo con le coperture miliardarie per evitare un'altra Bagnoli? E noi siamo disponibili, se qualcuno ci porta il piano B, ci dà 20.000 posti di lavoro, qualcosa come 10-15 miliardi per le bonifiche. Però sindaco, non ce li ha nessuno, direttore. Però sui dati abbiamo un'incidenza tumorale, soprattutto nei bambini, paurosa purtroppo, i dati lo dicono. Ma infatti si sta lavorando per questo, si sta lavorando con la Regione Puglia, con l'ARPA, con l'ASL, stiamo
pensando a come coprire i parchi minerali per abbattere del tutto le emissioni delle polveri pesanti. Tante cose si stanno facendo. Oggi la situazione è difficile e risente chiaramente di 50 anni di esposizione, non come dire degli anni, voglio dire, della trattativa. Per concludere, sembra che si sia oramai orientati, almeno per quello che sono le mie previsioni, l'ILVA assegnata ad ArcelorMittal, però i precedenti di Mittal sono terrificanti in Serbia, in altre parti del mondo in cui ho operato, quindi c'è un biglietto da visita terrificante, quindi non vorremmo che avere un proprietario peggio di Riva. Guardi, anche un DPCM a cui deve ottemperare, dopodiché, come le ha detto, noi dobbiamo occuparci di difendere i nostri bambini. Quando sbaglierà Mittal ci sono le ordinanze urgenti e contingibili, è lì che il sindaco può fare qualcosa, non è il sindaco che può girare a piacimento la chiavetta. Io la ringrazio sindaco, però le devo dire una cosa, a me piaceva più il sindaco che urlava contro Taranto stuprata dall'ILVA, mi piaceva di più. Beh, lo facevamo quando non ci facevano nemmeno... Se eravate vicini a Emiliano? No, non eravamo vicini a nessuno, grazie a Dio non lo siamo mai stati, a differenza di quello che pensa qualcuno, siamo completamente liberi. Lo facevamo quando non ci facevano nemmeno sedere al tavolo, poi al tavolo ci siamo seduti e abbiamo dato un contributo, delle indicazioni per realizzare una piattaforma importante per mettere la città in condizioni di voltare pagina. Quella piattaforma adesso sa chi l'ha fermata? I grillini, che dell'ambiente non sanno più come... Vabbè, i grillini sono incapaci per natura, su questo non c'è dubbio. Grazie, quindi siamo rimasti anche senza la piattaforma. Però non so se da Calenda a Di Maio siamo passati dalla padella alla braccia. Non lo so, lo vedremo il 15 settembre, grazie. Dicevano i latini, tot capita, tot sentenzie, e noi stiamo ascoltando tutti secondo la perfetta par condicio, maggioranza, opposizione e anche ovviamente andando a mettere del sale o del pepe rispetto alle varie domande poste appunto a consiglieri ed assessori. Ma ora andiamo in pubblicità. Consigliere Nevoli, cosa sarà dell'ILVA? Non era un tema all'ordine del giorno. No, ma parliamo in generale, in genere. Cosa sarà del... Chiusura programmata delle fonti inquinanti e riconversione. È quello per il quale... La telecamera è l'obiettivo. Eh sì, però siamo... Sì, allora, non cadiamo, no, ci mancherebbe. Ci mettiamo comodi. Chiusura programmata... Chiusura programmata delle fonti chiusura inquinanti. Chiusura programmata delle fonti inquinanti, è quello che c'è scritto nel... Benissimo, di governo, perfetto. Ma se andrà a Mittal... Ed è quello per il quale noi ci stiamo battendo. Se, benissimo. Ecco, e se, il consigliere Comunale Battista e i cinque partiti. Se Di Maio però dovesse assegnarla a Mittal, come reagirete? Innanzitutto questo ancora non lo sappiamo. No, se, ho detto se. Non lo sappiamo, abbiamo ancora qualche giorno di tempo. Adesso la palla passa al Ministero dell'Ambiente. Però se la si dà a Mittal, l'ILVA, chiaramente cambia la prospettiva. Cioè non è più chiusura programmata, ma... Purtroppo la tragedia continua. Vediamo quello che succede. No, ma dico, certo. Io sono abituato a vivere le situazioni... Sì, però il 15 settembre non è che manca molto. Lo so, ma oggi siamo ancora ad agosto. Massimo Battista, chiusura delle programmate delle fonti inquinanti e riconversione. Al momento, poi chi vivrà vedrà il 15 settembre, lo sapremo. Sembra che l'ILVA stia per andare a Mittal. Se così fosse, lei cosa farà? Le nostre posizioni non cambiano. Aspettiamo. Come consiglieri? Certo, io in questo momento sto parlando a nome e a titolo di Massimo Battista. Ecco. La mia posizione non cambia. Io la gente non l'ho mai presa. No, nessuno lo mette in dubbio. Continuo a non prenderla in giro. Aspettiamo, vediamo. Allora io... Quello che accadrà, aspettiamo anche... Da quello che... Che mi stai dicendo, se dovessi andare a Mittal, io ipotizzo che Massimo Battista dice: io ho un mio percorso di vita, lascio i 5 Stelle. Allora, Luigi, devi sapere che mi mancano sempre i pezzi. Mittal in fabbrica, non so da quanto. Se viene però mi piacerebbe sempre dalla parte tua intervistare tutti questi consiglieri. Lo faremo, lo faccio uscendo, che hanno venduto uno stabilimento il 27 giugno del 2017, non tenendo conto di quello che pensavano i lavoratori e i cittadini. Sì, di però. No, scusa. La mia posizione, Luigi, non cambia. No, ma si parla. No, dico, però ti sto dicendo: sì. A me piacerebbe, visto che fai il giornalista, sì, adesso intervistare di chi ha venduto quello stabilimento. L'hanno venduto i consiglieri comunali. Il PD l'ha votato. Ma il PD ha colpe enormi. L'ha venduto a Milano di nascosto in uno studio notarile, non tenendo conto del pensiero dei cittadini. Sì, della però dire... Ti sto rispondendo e ti sto dicendo: il 15 settembre è vicino, attendiamo risposte. Però, la mia posizione non cambia, caro. Io dico solo una cosa, che i 5 Stelle avevano parlato di chiusura, ora stanno trattando con Mittal, evidentemente chiusura non c'è più. Io non aspetto, il 15 settembre mancano 10 giorni. Chi vivrà vedrà. Per noi rimane
il contratto di governo, rimane quello che c'è scritto nel... Voi come consiglieri, però se quello che, così non fosse... Ed è quello che abbiamo detto in campagna. Benissimo, se così non fosse... E poi lo vediamo. Quindi lascerete i 5 Stelle se... Vediamo, poi vediamo. La coerenza lo imporrebbe. Vediamo il 15 settembre che cosa accadrà. La dottoressa Valentina Tilger, vice sindaco di Taranto, nonché assessore comunale al marketing territoriale. Allora, assessore, io in quest'estate sono stato un po' arrabbiato, come voi sapete, lo avete visto anche sia in TV sia sui social. Allora, io ho notato questo. Tanta programmazione, tante idee innovative, futuristiche, che sprovincializzano Taranto e la pongono in un'ottica dimensione nazionale e internazionale, come è giusto che sia. E sin qui, perfetto, sposo appieno la linea. Però poi, come dire, dal dire al fare ci passa il mare o il male, nel senso che... Come si può rendere una città turisticamente appetibile, e grazie a Dio lo è, se poi ci sono dei vulnera, il vulnus è la vivibilità urbana, il fatto che magari anche come iniziative turistiche, iniziative proprio tipicamente estive, eventi, non si è fatto granché. È vero che è il primo anno, avete completato il primo anno di amministrazione, però no, ci sono delle cose macroscopiche che potrebbero essere risolte in un batter d'occhio. Andare in via Dante, trovare l'erba mezzo metro o in pieno centro, idem, sono cose che non è che cambiano la vita, però danno un'immagine diversa. Allora io dico, forse non c'è una discrasia tra l'iperuranio delle idee, dei progetti e poi la realtà concreta di tutti i giorni? La realizzazione del programma di marketing territoriale, che vuol dire promozione della città a tutti i livelli, chiaramente non passa soltanto dalla cartellonistica estiva, come hai giustamente sottolineato. Già tempo fa ho fatto una nota nella quale raccontavo qual era l'intero progetto di valorizzazione della filiera turistica tarantina, interpretando la filiera turistica come una vera e propria industria. Se noi non facciamo un passo avanti rendendo industriale, tra virgolette, il turismo, chiaramente mancheranno sempre degli elementi. Possiamo continuare a dire e a far vedere che Taranto è bellissima, possiamo innalzarne l'esposizione mediatica con degli eventi di altissimo livello, ma come giustamente notato e sottolineato, ci sono delle problematiche relative al decoro urbano, ma non solo, ci sono problematiche relative alla raggiungibilità di Taranto, alla fruibilità dei percorsi turistici, alla maturità della pacchettizzazione del prodotto, alla disponibilità delle informazioni. Cioè, assessore, vice sindaco, mi perdoni, cioè, il discorso è far sì che il comune, l'amministrazione comune, abbia dei punti di riferimento. All'epoca c'erano le circoscrizioni, ora non ci sono più, ma se effettivamente esistesse uno sportello del cittadino che raccogliesse le istanze della base, è chiaro che lei non può sapere che c'è l'erbaccia in via Dante all'altezza dell'ospedale o che in via Pupino verso l'ospedale militare c'è una macchina abbandonata e l'erba è arrivata a un metro e mezzo, ci mancherebbe altro. Però dico, se vi fosse un controllo capillare, sarebbe più facile. Sarebbe un punto di partenza, certo. Ferma restando l'inciviltà di alcuni cittadini, questa è sono da bastonare, senza se e senza ma, però ritengo che sì. L'erba cresce, non è colpa dei cittadini. Fare lì sulla faccenda della gestione del verde urbano, ci siamo trovati sottodimensionati e abbiamo dovuto correre ai ripari, quindi in realtà ci sono state delle lungaggini di natura amministrativa. Siamo noi l'amministrazione, nostra responsabilità. Purtroppo essere amministrazione a volte è un lavoro che comporta una frustrazione immensa, perché esattamente come te, se io vedo una cosa che non va in città, la prima cosa che mi viene da fare è dire facciamo qualcosa immediatamente. A volte, piccole cose che si possono fare. A volte funziona, a volte ci si scontra con degli ostacoli che ti lasciano basite, cioè, perché non si può fare, lo scopri lì, ed è sconvolgente. Lei ha puntato molto sulla risorsa mare ed è giusto, perché l'alternativa alla grande industria, alla monocultura dell'acciaio è ovviamente il mare. Il 15 agosto si è verificato un episodio, ahimè, ai noi, spiacevole. Una delle due motonavi per l'isola di San Pietro, una non è in funzione, mi pare, perché non abbia superato un collaudo da parte della Capitaneria, non lo so bene, una
comunque è out già da un anno. L'altra è vecchiotta e quindi chiaramente una nave vecchiotta da un momento all'altro si può fermare, cosa che già successe lo scorso anno quando, allorquando 20 giorni i collegamenti per l'isola di San Pietro furono sospesi. È passato un anno, però la nave vecchia era e vecchia è rimasta, e il destino, il demonio, si è messo in mezzo e il 15 di agosto è saltata la corsa e il collegamento per San Pietro. Allora uno dice, ma forse in partenza, sapendo che una gomma si può bucare, io ci metto una ruota di scorta. Per quasi un anno abbiamo cercato di portare avanti il progetto per l'acquisto di motonavi nuove, per assicurare questo servizio, per non avere problemi di manutenzione delle motonavi esistenti e del backup in caso di eventuali. Una sola però era disponibile. No, dovevamo acquistare due motonavi nuove. Non è ancora finita la procedura, perché purtroppo ci sono delle lungaggini, devi cercare le fonti finanziarie, devi individuare. Per l'anno prossimo ce la faremo? Io mi auguro sinceramente di sì. Perché l'isola di San Pietro è bellissima, come anche bisognerebbe poi scommettere su San Paolo, però chiaramente lei capisce, il turista oltre a non le dico le bestemmie e gli improperi che hanno lanciato, però chiaramente il turista. Il messaggio fondamentale è quello che noi lavoriamo su una progettazione complessiva, possono sfuggire dei dettagli, ma l'idea è quella di fornire un'infrastrutturazione turistica tale da rendere Taranto vivibile a 360 gradi e di far fronte in maniera sistematica a tutte quante le problematiche e fornire un'esperienza turistica di vivibilità della città importante. Per cui laddove c'è una soluzione già implementata, intervenire sul micro è possibile, dove invece c'è la soluzione sistemica, i tempi sono un po' più lunghi. Massimiliano Mottolese, assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto. Allora, Mottolese, io sai, perché ci diamo del tu e ci conosciamo, il mio modo di fare giornalismo è un giornalismo istintivo, un giornalismo di strada. Io vorrei, d'assalto. Di assalto, io vorrei creare questa linea, certo. Ognuno per la propria competenza, io di giornalista e tu come amministratore. Io segnalerò le singole problematiche relative alla vivibilità urbana. Nessuno vi chiede di, con la bacchetta magica, di risolvere i problemi, però vorrei che queste mie segnalazioni venissero, che non sono mie ma dei cittadini, venissero prese in considerazione e venissero date risposte. Allora sarebbe un bel dialogo, anche attraverso i social. Io sottolineo che in via Tal dei Tali c'è questo problema, c'è la pineta di via Ancona, per esempio quella dietro la chiesa Santa Rita, che da 4 giorni la notte è buio pesto, non si accende più la minima luce, e allora dire c'è questo problema, si può risolvere, non si può risolvere, si può fare questo, si può fare quest'altro. Ma possiamo darci del tuo anche? No, perché noi siamo sinceri, perché dovremmo fingere? Guarda, dimmi perché non dovrei accettare un meccanismo. No, perché molte volte, no, da parte mia viene visto come un voler sbranare gli amministratori, invece no. Diciamo, è tutto come tu ben sai, e nelle modalità con quale le cose vengono fatte, cioè nel senso, se non mi dai la possibilità di dare uno spazio di azione, ma quando tutto è impostato sul buon senso, sul migliorare quella che è la qualità sia dell'amministrazione e dei nostri interventi, ma anche quella del cittadino, io ti dico, noi siamo qua per io questo. Io sono qua per questo. Io segnalerò via social, via TV i problemi. Ti invito, anzi. E successivamente li metto alla tua attenzione. Io ho la fortuna di guidare, è un po' pesantino. Quindi, è molto. Visto che noi abbiamo la possibilità di sentirci quotidianamente. Certo. Oltre, diciamo, alla segnalazione sui social, ti invito anche a girarmi link via cellulare. Cioè, via WhatsApp, come sia. Più diretto, perché se può accadere di vivere sempre. Non si può. No, giustamente, è il tuo mestiere, quindi no, raccontare. Caro Massimiliano, ti darò i compitini a casa. No, è un piacere, no, è il mio dovere, è il dovere per... Ripeto, perché noi vogliamo una Taranto vivibile, pulita. Vogliamo che la signora Maria, quando scende di casa, non trovi il marciapiede sconnesso e poi si rompa un femore, no? No, questo è sicuro, per dire. Fermo restando, comunque, io come ti coinvolgerò anche, abbiamo, diciamo, dei limiti che nascono dalle nature di carattere finanziario, quindi sempre compatibilmente, però sicuramente l'attenzione rispetto a determinate tematiche per me non può che essere un valore aggiunto. Fabiano Marti, assessore del Comune di Taranto alla cultura, allo sport e alla pubblica istruzione. Parliamo di cultura. Allora, lei si è insediato
da poco, da alcuni mesi, quindi non è che non si possono dare particolari responsabilità, però uno nota, no? Una città, altri comuni della provincia come Leporano, dico Leporano per dire Statte, quasi ogni sera, praticamente ogni sera c'è un evento che riguarda gli spettacoli, che può riguardare la cultura come presentazione di un libro, che può riguardare qualcosa di popolano o popolare, la sagra della salsiccia, della bombetta, di quello che si vuole, cioè manifestazioni che comunque creano un momento di distrazione per i cittadini, perché già la vita quotidiana è triste, già abbiamo le disgrazie ambientali, almeno la sera d'estate un po' di buon caldo, un po' di distrazione al fresco fa bene. Comune di Taranto, tranne la Villa Peripato e la rassegna della Villa Peripato, non c'è nulla. Beh, non è... partiamo dal presupposto, perché come giustamente non ti ho dato colpe perché da poco ti sei inserito, quindi ho premesso. No, è ovvio che già partire non ho dato colpe, a prescindere da tutto, non è una questione di colpe, è una questione di che io sono arrivato ovviamente a metà giugno, che la mia nomina risale al 13 giugno, quando gran parte del lavoro era già stato fatto. Peraltro mi permetto di dire che il lavoro era stato fatto quasi tutto dall'assessore Tilger, che si è occupato di questo, diciamo, nelle more dell'arrivo del nuovo assessore, che insomma, da un po' di tempo era assente in questa città proprio come figura istituzionale, no? Al di là della mia nomina o meno, e quindi lei si è occupato, non essendo comunque il suo mestiere, di mettere su comunque qualcosa di bello per l'estate. Mi permetto di dire che dissento, anche se non è una mia responsabilità, ma di parlare di responsabilità e di colpe vuol dire parlare No, questo no. Io non sono dell'idea che sia così. Io credo che sia stato fatto comunque un lavoro, vedi, Isola Festival, con i difetti. Fatto qualcosa di più per l'anno prossimo, potrebbe essere preso in considerazione, un qualcosa di più sistematico, pressoché quotidiano, anche con costi ridotti, non è che dobbiamo far venire Vasco Rossi. No, ma noi contiamo di fare delle cose belle e importanti. Poi ovvio che, ripeto, quest'anno è stato un anno, diciamo, di transizione, ma comunque delle cose sono state fatte, al di là del fatto che veniamo dal Medimex, che veniamo dal Festival della Magna Grecia, che tu giustamente dicevi fatto in Villa Peripato, ma sempre comunque organizzato dal Comune di Taranto in collaborazione con l'Orchestra della Magna Grecia. C'è Isola Festival, ci sono state un po' di attività, ci sono state, ovvio che si può fare sempre di più. Il mio arrivo, finisco il concetto, giusto per precisare, il 15 settembre chiuderemo la stagione estiva con uno spettacolo, uno show di cabaret, di altissimo di cabaret, è uno show vero e proprio con musica, tanto di presentatori, con cui concluderemo il periodo estivo. E poi ci sono progetti importanti, non soltanto per il periodo estivo ma anche per il periodo invernale, ma soprattutto mi permetto di dire, di sottolineare questa cosa, di alta qualità, perché poi ecco, la sagra, va bene la sagra dell'orecchietta, però è anche giusto che si salga un po' di livello. Ma io infatti ho detto, il momento di cultura, ma anche quello un po' più popolano, diciamo. Assolutamente, ed è giusto che tutti abbiano il loro spazio e la possibilità la sera di trovare qualcosa di bello da fare. Però io nei giorni scorsi sono uscito con un comunicato stampa importante, ci tengo a risottolinearlo, per un bando, un mega bando che riguarderà nel periodo, diciamo che andrà dalla primavera fino alla fine dell'estate, in cui saranno programmate delle cose importanti, cioè dei festival che, come dicevi tu, siano dei festival che rimangano nel tempo, no? Che abbiano il carattere fondamentale della continuità e della ripetibilità negli anni. Per concludere, come organo di informazione, come Tarantino innanzitutto, sto pensando a uno scambio culturale tra la città di Taranto e la città di Napoli. Tanti punti in comune, consideriamo il discorso innanzitutto quello del partiremo dalla Napoli sotterranea, la Taranto sotterranea, quindi il discorso del mare, il discorso del turismo, il discorso della gastronomia, tante realtà. Mi piacerebbe coinvolgere l'amministrazione in questo scambio di culture tra due realtà affini.
Io credo che la cultura sia di carattere generale, totalitario. Lo scambio culturale con Napoli è una idea, ce ne possono essere tanti di scambi. Io credo che però la cosa che mi e ci piacerebbe fare, che questa poi la linea guida è questa, no? Di questa amministrazione comunale e del sindaco. Dobbiamo cercare di avere degli eventi che siano degli eventi esclusivi. Vanno bene tutti i gemellaggi o per ridurre la cosa, le collaborazioni, i rapporti con le altre città, ma la cosa che ci interessa fare con urgenza è costruire comunque qualcosa di importante per questa città.